Oggi siamo a Bruxelles, ci troviamo su Rond-Point Schumann, questa grande rotatoria che porta il nome del padre dell'Europa, Robert Schumann, che si trova al centro degli edifici cui si trovano importanti istituzioni comunitarie. Nelle precedenti settimane ci siamo occupati delle istituzioni comunitarie, appunto. Abbiamo parlato del Parlamento Europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte Europea di Giustizia, della Corte dei Conti. Abbiamo poi parlato di due importanti comitati consultivi, il Comitato Economico Sociale ed il Comitato delle Regioni. Durante questa settimana ci occuperemo di altre realtà, di altri organismi quali, pur non essendo istituzioni vere e proprie, hanno un ruolo importante nell'ambito del processo di integrazione europea. Due fanno riferimento al sistema dell'Unione Economica e Monetaria. Si tratta del Sistema Europeo delle Banche Centrali. L'altra organizzazione è la Banca Centrale Europea. Ci occuperemo poi della Banca Europea degli Investimenti ed iniziamo proprio da questa, della Banca Europea degli Investimenti. Fin dai primi anni del processo di integrazione europea, gli Stati membri si preoccuparono di attivare strumenti utili per sostenere la crescita socio-economica di regioni svantaggiate dell'area comunitaria. È con questo spirito che, con il Trattato di Roma del 1957, che ha dato vita alla CEE, venne istituita la Banca Europea per gli Investimenti, con sede prima a Bruxelles e poi a Lussemburgo, alla quale furono affidati importanti compiti per il finanziamento di progetti di sviluppo e di modernizzazione dell'economia. Le disposizioni che riguardano la Banca Europea per gli Investimenti sono contenute, oltre che nel Trattato, in un protocollo sullo statuto della banca stessa. Sono membri della Banca Europea per gli Investimenti, normalmente conosciuta con la sigla BEI, gli Stati membri dell'Unione. La BEI, chiamata ad operare nell'interesse della comunità, esercita le sue funzioni utilizzando risorse proprie e facendo appello al mercato dei capitali. La Banca Europea per gli Investimenti finanzia le varie iniziative mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro. Gli interventi finanziati dalla BEI riguardano progetti in tutti i settori dell'economia ed in particolare progetti che prevedono la valorizzazione delle regioni meno sviluppate, progetti finalizzati all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di nuove attività richieste dalla realizzazione del mercato comune. Qui si tratta di progetti che, per la loro ampiezza e natura, non possono essere interamente coperti economicamente dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei diversi Stati membri. Privilegiati sono i progetti che riguardano più paesi e che rivestono un particolare interesse comune per gli Stati membri. Nello svolgimento dei suoi compiti, la Banca Europea per gli Investimenti facilita il finanziamento di programmi di investimento, congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della comunità. La Banca Europea per gli Investimenti finanzia progetti capaci di concorrere in termini significativi all'integrazione europea, idonei per favorire uno sviluppo equilibrato, capaci di perseguire coesione economica e sociale e utili a sostenere un'economia innovativa basata sulla conoscenza. Gli interventi della Banca Europea per gli Investimenti hanno sempre rappresentato un importante punto di riferimento nelle diverse fasi della costruzione del mercato unico europeo. Particolari progetti sono stati finanziati e vengono tuttora sostenuti dalla BEI in favore dei paesi dell'est europeo, in previsione della loro partecipazione a tutti gli effetti all'Unione Europea. La Banca Europea per gli Investimenti sostiene anche progetti per uno sviluppo durevole nei paesi del Mediterraneo, dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nonché progetti di interesse comune in America Latina e in Asia. Abbiamo visto dunque la natura della Banca Europea per gli Investimenti, i suoi scopi. Domani ci occuperemo della sua organizzazione interna, vedremo cioè com'è amministrata.